Benvenuti a un nuovo appuntamento con Telemedicine Revolution, la gestione del paziente nel periodo Covid attraverso l'utilizzo della telemedicina. Intanto saluto i presenti che sono questa sera davvero molti. Riccardo Fornengo, responsabile di diabetologia ASL Torino 4, Chivasso e consigliere nazionale AMD. Carlo Bruno Giorda, responsabile di diabetologia ASL Torino 5, coordinatore rete diabetologica del Piemonte. Ezio Labaghier, presidente coordinamento associazioni fra persone con diabete Piemonte e Valle d'Aosta. Alessandro Zello, responsabile diabetologia e malattie metaboliche ASL Torino 3 Pinerolo. Salvatore Leandri, che arriverà alle 6:30, direttore endocrinologia e malattie del metabolismo, Dipartimento Area Medica ASL Città di Torino. Franco Ripa, responsabile settore programmazione di servizi sanitari e sociosanitari, Regione Piemonte. Alessandro Stecco, presidente quarta commissione sanità, Regione Piemonte. E poi ci sono io che vi modero questa sera, sono il presidente di Motore Sanità. Allora, grazie a tutti, siamo alle 18:02, 84 partecipanti su Zoom in crescita e su Facebook, lo vediamo tra un attimo, quindi ringrazio quanti ci seguono tutte le settimane, oramai da un po' di settimana, Telemedicine Revolution. Ricordo a tutti che potete mandarci delle domande sulla nostra chat, domande e risposte, e noi alla fine risponderemo a tutti. Allora, darei subito la parola ad Alessandro Stecco, che ringraziamo davvero per essere con noi, e poi a Franco Ripa, che è in questo momento in unità di crisi, per raccontarci quanto è stato fatto in questo primo periodo Covid in primavera per quanto concerne la cura delle malattie croniche, in particolare del diabete, ad esempio grazie alla televisita che voi avete normato tra i primi in Italia nel periodo Covid, e quello che sta capitando adesso, come lo gestirete dal punto di vista della cronicità, in particolare la cronicità nell'ambito del diabete. Alessandro Stecco. Pronto? Mi sentite? Niente. Sì. Grazie al presidente di Motore Sanità, dottoressa Giorda, e grazie a tutti voi. Il tema che oggi affrontate è un tema molto importante sia nell'ambito diabetologico che nell'ambito delle cronicità, perché chiaramente stiamo parlando di un momento in cui il sostanzialmente siamo in un momento talmente particolare dove la telemedicina, tutto quello che è l'applicazione che permette poi un minore spostamento di pazienti, un distanziamento di fatto e comunque una migliore gestione delle risorse che ci sono poche magari sul territorio, non abbastanza quanto si vorrebbero, e questo diciamo momento è un punto assolutamente nodale. Il telemedicina più in senso lato, come sapete, è un momento in cui anche il governo si appresta a investire tantissimo su un grosso sforzo economico sull'ambito dello sviluppo dell'applicazione della telemedicina, perché ormai era noto prima, ma ora è diventato obbligatorio, che bisogna in qualche modo permettere di portare una sanità in modo più capillare, più di prossimità, come dico sempre, e decentrarla appunto da quello che era una sanità ospedalocentrica, e in generale quindi cercare di portare dei servizi laddove sono più difficile portarlo, laddove ci sono delle difficoltà o delle modalità erogative che andavano superate. In questo senso, e poi ne parlerà il dottor Ripa sicuramente, quindi non gli tolgo la parte che sicuramente è più competente lui per spiegare, in questo senso però la linea della regione fin da, diciamo, da ormai da quasi un anno è ben marcata su cercare di mettere a posto tutti i paletti che possano permettere di erogare prestazioni in telemedicina, in teleconsulto, in telecooperazione sanitaria. A luglio, il 6 luglio è uscita la delibera, la DGR, che marca queste prestazioni, le permette un'erogabilità, una prenotabilità in tutte le ASR, le aziende sanitarie regionali, che si devono mettere al passo naturalmente con tutti i problemi che chiaramente organizzativi in questo momento ci sono, però devono mettersi al passo per poter permettere la erogazione, la prenotazione. E queste le prestazioni in telemedicina possono essere e sono equiparate appunto a delle prestazioni. Su questo
sanitarie, anche a livello di ticket, a livello di riconoscibilità della prestazione, valorizzazione della prestazione. Questo nell'ambito della cronicità è fondamentale, perché ormai soprattutto la popolazione anziana, che è più facilmente soggetta a una serie di patologie croniche, ha anche delle difficoltà, spesso oggi col Covid molto di più, ha difficoltà ad accedere ai servizi, ad accedere in modo, se non soprattutto voi tenete presente che poi Torino e l'area metropolitana, che rappresenta metà della popolazione piemontese, ma poi c'è l'altra metà del Piemonte che vive una situazione organizzativa diversa. Diversa vuol dire che una persona che abita e non abita in un contesto metropolitano ha minori accessi, minore possibilità, minore scelta di luoghi di dove fare delle cose, e una sanità che in alcune zone del Piemonte è più dispersa, più rarefatta. E questo soprattutto sugli ambiti territoriali. In questi anni sono stati fatti dei passi avanti con la creazione delle case della salute, sono circa una settantina, alcune funzionanti, altre meno, luoghi dove si possono fare visite ambulatoriali, dove si può portare la telemedicina o delle prestazioni a distanza, e comunque sono ambiti sanitari, piccoli presidi, dove si può effettivamente pensare di portare delle prestazioni specialistiche, anche utilizzando la telecooperazione sanitaria, e che è quello che vuol dire che tra un medico può sentire, per esempio, uno specialista, ovviamente attraverso una convenzione e quindi un rapporto ben definito, che non è un fatto di amicale, ma un fatto di, come dire, di collaborazione con dei paletti ovviamente organizzativi, ma questo permette anche a un medico di una comunità molto remota di poter in futuro avere delle consulenze di uno specialista in determinati ambienti, in determinati ambiti. Insomma, in questo effettivamente tra quello che già il Piemonte stava facendo quest'anno e quello che anche il governo oggi, per via del coronavirus e di questa pandemia, sta spingendo, ci sarà sicuramente una rivoluzione in arrivo, una rivoluzione che non magari in questo momento non tutte le aziende sanitarie sono in grado di cogliere, ma che è importante che venga colta e sviluppata sempre di più. Ne prova ne è che proprio recentemente, da poco, sempre l'ottimo dottor Ripa insieme al dottor Ruggeri hanno portato a termine anche un'altra delibera importante, quella del telemonitoraggio a distanza delle attività, e riconoscimento e valorizzazione del telemonitoraggio a distanza delle attività del pacemaker, dei cardiodefibrillatori e dei loop recorders, e quindi questo sicuramente sono tutti passi e tasselli che vanno a costruire uno scenario che è quello di avere il più possibile una sanità anche digitale e un'erogazione di questa sanità digitale che non sia più pionieristica, aneddotica, casuale o piuttosto frutto di alcune esperienze locali, ma che sia una modalità di erogazione del sistema sanitario regionale. E questo per quanto riguarda l'ambito diabetologico, che sicuramente qui i maestri siete voi, però siccome ci sono delle esperienze molto interessanti che si possono mettere comunque da best practice, che si possono trasformare in delle attività vere e proprie anche nell'ambito diabetologico. Grazie a tutti, io rimarrò in ascolto e vi ascolterò per quanto è possibile per la gran parte del collegamento. Grazie. Grazie mille Alessandro Secco, ti diamo sicuramente la parola più tardi. Allora, Franco Ripa, 2 minuti e poi dopo diamo la parola, se sei d'accordo, ai clinici, così ascoltiamo anche quello che hanno da dirci in questo momento. Beh, insomma, il Piemonte è decisamente avanti se è arrivato alla delibera del telemonitoraggio. Non credo che in Italia ce ne siano altre regioni che hanno già provveduto alla delibera sul telemonitoraggio. Certamente sulla televisita sì, qualche mese fa eravate in 7 regioni, sul telemonitoraggio credo che siate proprio i primi. Complimenti Franco. Metti il microfono. Devi mettere il microfono, Franco. Eccolo qua, ti sentiamo. Saluto tutti, bentrovati, ovviamente è sempre un grande piacere per me. Anche per noi, grazie. No, vabbè, adesso no, ma io lo dico veramente, sia per i setting che andiamo ad affrontare, sia perché in realtà questa partecipazione è una partecipazione che io condivido
con colleghi, con amici, con chi lavora ogni giorno sul campo, e quindi è anche utile per in qualche modo elaborare nuove idee. Saluto ovviamente il professor Stecco anche per il sostegno che dà molto molto anche su questo aspetto della telemedicina, e devo dire che probabilmente in questo momento siamo una delle regioni più evolute rispetto appunto a questo campo. È chiaro che tutto questo è legato un po' al Covid, che effettivamente ci ha dato delle stimolazioni nuove per trovare dei modelli di lavoro, dei paradigmi nuovi, anche perché diciamo che la telemedicina è sicuramente uno strumento utile sia nell'ambito delle patologie croniche, ma anche nell'ambito di nuovo di questo grande ritorno delle malattie infettive, per cui direi che bipartisan e serve molto. È chiaro che però noi non ci fermiamo, nel senso che adesso stiamo già lavorando a un atto per andare in qualche modo anche a individuare delle tecnologie il più possibile uniformi tra le varie aziende, ma soprattutto quello che sto facendo io è passare sempre più dai modelli eclettici organizzativi in cui la telemedicina viene sviluppata in maniera estemporanea a dei modelli sempre più razionali. Per cui quello che sto chiedendo, quindi vi lancio già un primo invito e un primo mandato a darmi degli elementi affinché io poi possa tradurre con atti, con delle DGR, con delle determine, tutto quello che la componente clinica, i professionisti sono in grado appunto di esprimere dal punto di vista della telemedicina. Quindi questo credo che sia, direi, e vado subito a concludere il mio intervento introduttivo, sia effettivamente un'ipotesi, un campo di lavoro su cui dovremmo sempre più impegnarci. È un tema che tra l'altro a me piace, incidentalmente in questo momento anche, diciamo, la possibilità di fare degli atti abbastanza pesanti, di seguirli, e quindi credo che possiamo assolutamente prendere l'ultima parte del 2020 e il 2021 come un momento in cui andiamo ulteriormente a sviluppare questo ambito che secondo me è il futuro, ma è un futuro che serve, vedo Ezio, il mio amico Ezio Labaguerre, serve soprattutto ai pazienti. Credo che noi lo vediamo molto dal punto di vista, diciamo, nostro, professionale, siamo autoreferenziali nelle organizzazioni sanitarie. Invece credo, e vado alla conclusione, questo è uno strumento fortissimo per i pazienti, e anche i pazienti ci devono aiutare nello sviluppo appunto di questo modello di lavoro. Grazie. Grazie a te davvero, così rendiamo davvero utile quest'oretta che passiamo insieme, oltre che fare informazioni. Intanto siamo 131 su Zoom e 414 su Facebook. Io ringrazio appunto che a quest'ora si colleghino, continuano a collegarsi tutti i mercoledì. Inizierei subito da Riccardo Fornengo, che è il primo che si è collegato al webinar. Riccardo Fornengo, parliamo della situazione Covid passata, presente e futura ai noi. Quanto impatta sulla patologia diabete, che cosa si può fare oggi per affrontarla al meglio, quanto ci aiutano le nuove tecnologie, che poi sono anche tecnologie non solo nuove, insomma, la telemedicina c'è da un po'. Prego Riccardo Fornengo. Buonasera a tutti. Indubbiamente il Covid ha impattato a parte quelli che si sono infettati, quindi si sono ammalati di Covid, anche sulla popolazione che non si è infettata. Abbiamo avuto dei problemi di gestione dei nostri pazienti, tenendo conto che noi abbiamo bisogno di molti dati per gestire i nostri pazienti, quindi il fatto di non vederli più ci ha obbligati a passare a una telemedicina che è nata in modo artigianale, se poi vuoi mettete le slide della regia, in contemporanea abbiamo anche avuto un problema, nel senso che per esempio c'è stato un blocco o comunque una chiusura molto netta della parte laboratoristica, quindi noi non potevamo più far fare gli esami se non con difficoltà ai nostri pazienti. Noi abbiamo gestito, nonostante il depauperamento del personale del comparto, del personale medico, una telemedicina fatta in emergenza, perché non ci aspettavamo di sicuro di partire il 9 marzo con una telemedicina, fatta fondamentalmente gestita al telefono o comunque con mail o per posta ordinaria, in quanto è vero, tutta la parte della telemedicina, che ti parlava tranquillamente Franco Ripa, ma dobbiamo tenere conto che la nostra popolazione non è una popolazione con un'alta alfabetizzazione informatica e non è così dotata di strumentazione tecnologica. Spesso i nostri pazienti hanno dei telefoni, ma che lo sanno usare abbastanza poco, e anche
la parte medica non tutta è pronta a gestire in telemedicina tutta la gestione. Noi eravamo già in una situazione ottimale perché noi avevamo già tutto il laboratorio linkato con le nostre cartelle cliniche informatizzate, quindi noi avevamo tutto l'accesso dei dati. E noi facevamo una richiesta di un consenso verbale, in parte implicito, per mandargli tutti i documenti in mail, tenendo conto che tra l'altro mandavamo i documenti in chiaro, perché in quel momento non c'era nessun'altra possibilità di mandarli se non in chiaro la situazione. Abbiamo tentato di gestire anche delle prime visite di particolari pazienti complicati in telemedicina, quindi spesso con medico di medicina a orecchio sinistro e paziente a orecchio destro, e tutta la parte, diciamo, di documentazione, quindi piani terapeutici, piani per le strisce, piani per le strisce, gestiti per telefono, mail, fax, con qualsiasi sistema, pur di far muovere il meno possibile i pazienti, di rendere una situazione safe o sicura per noi e per loro. E abbiamo mantenuto in realtà anche nella situazione estiva una sorta di telemedicina, perché poi telemedicina è un enorme contenitore che è vero che la delibera, la DGR 8, quella del 7 luglio, in qualche modo la codifica, ma ci sono ancora alcuni passaggi che non sono stati per nulla attivati, quindi in questo momento noi siamo rientrati in una situazione di lockdown che temo che parta domani, in cui ci troviamo ancora con un grave gap dal punto di vista informatico sulla situazione. Quindi la speranza è che almeno in questo momento noi riusciamo a mantenere tutta la parte diagnostica attiva, nel senso dei laboratori aperti per fare almeno la parte degli esami del sangue. Indubbiamente ci servirebbe, e quello che diceva anche Ripa prima e Stecco prima, un forte investimento sulle infrastrutture tecnologiche, in modo che ci siano dei flussi di dati dei nostri pazienti che possono arrivare chiaramente dal nostro punto di vista. È indubbio che serve una alfabetizzazione dei pazienti, che spesso in realtà viene fatta con i parenti, quindi fondamentalmente con una rete familiare, con la famiglia, con i caregiver e altro, e dei diabetologi e del personale infermieristico, che spesso non è così formato per gestire tutte queste situazioni. Per esempio, quello che c'è nella DD8, che era l'attivazione del campo 59 per il FALCI, per la rendicontazione, nella nostra ASL non è stato minimamente attivato e siamo ancora in attesa dell'attivazione. E su alcune cose, per esempio la televisita, la vedo estremamente complicata e fattibile per una parte dei pazienti di sicuro, forse la parte più giovane, diabetici tipo 1, ma per tutta una parte di popolazione, tenendo conto che l'età media dei nostri pazienti è tra i 66 e i 67 anni, con una buona quota negli over 75, diventa complesso gestire una terapia di questo genere. Poi si può migliorare. No, la salve la vediamo dopo se è il caso, oppure ne parliamo adesso. Giulia, cosa mi dici? Sì, io la vedrei un secondo. No, vediamola dopo. Okay. Dai, vediamola dopo. Vediamola dai. Dopo, sì, perché finiamo, mi sembra più corretto finire sulla telemedicina. Perfetto, perfetto. Finiamo, allora interrompiamo la condivisione. Perfetto. Via, perfetto, magnifico. Grazie mille Riccardo Fornengo. A questo punto dare la parola, a vostra scelta, ad Alessandro Zello, a Carlo Bruno Giorda. Scegliete voi l'ordine di comparizione. Alessandro Zello, via, prego. Metta il microfono Alessandro Zello, altrimenti non la sentiamo. Eccolo qua, perfetto, grazie. Potete mandare la presentazione, grazie. Certamente. Io, sapendo di avere pochi minuti, ho concentrato la mia presentazione su dati strutturati per poter... tra l'altro vedo una foto che risale a molto tempo fa, grazie per la celebrazione, non so dove l'avete trovata. Comunque... la nostra esperienza per quel che riguarda la prima fase dell'emergenza per la cura delle persone col diabete avanti si è calata in una realtà della nostra azienda, che è la seconda per numerosità in Piemonte dopo la città di Torino. Ci sono circa 600.000 residenti, 109 comuni, 5 distretti, 3 ospedali con 2 DEA di secondo livello, un pronto soccorso e 2 PPI, quindi una articolazione abbastanza variegata di come si può poi rappresentare la cura del diabete, che, come dicevamo in anticipo all'inizio della conferenza, non sempre rispetta i confini che sono stati dati dalla normativa e dalla programmazione, perché
il diabete spesso finisce anche ricoverato e in questi casi durante l'emergenza Covid ce ne sono stati parecchi e hanno imposto dei provvedimenti di trattamento particolari perché spesso davano dei risultati negativi. Andiamo avanti. La nostra diabetologia lavora su 12 ambulatori, 3 ospedalieri e gli altri distrettuali, con 8 medici ospedalieri, 4 specialisti convenzionati interni, un numero di infermieri variabile, in media 1 assegnato per ogni poliambulatorio e 4 dedicati nel CAIS che è a Pinerolo. La nostra utenza è intorno alle 32.000 persone con diabete dati dal registro regionale. La tipologia, quella vedete rappresentata, tipi 1, tipi 2, abbiamo avuto comunque anche durante l'emergenza Covid una contrazione del numero di nuove diagnosi, ma non meno importante, ci sono stati alcuni casi di esordio di diabete tipo 1, un centinaio di casi di diabete tipo gestazionale, questo ha imposto degli accorgimenti procedurali per garantire comunque l'accoglienza e l'assistenza nei posti più appropriati. La tipologia, diciamo la complessità prevalente del trattamento riguarda ancora oggi nella nostra realtà i pazienti insulino trattati che sono più di un terzo della popolazione che abbiamo in carico. Avanti. Quando è successo il lockdown, tutto quel che sta intorno al ricovero e all'accesso urgente si è improvvisamente chiuso. Avanti. E questo è stato per noi un segnale che abbiamo tradotto in un protocollo aziendale firmato dal nostro direttore generale, il dottor Boraso, in modo tempestivo il 13 marzo, 5 giorni dopo il DPCM Restate a casa, in cui abbiamo sviluppato una manualistica, una gestione documentata del PDTA diabete, che è un percorso di riferimento regionale contestualizzato nella nostra azienda con un documento che descrive punto punto tutte le prestazioni e le attività necessarie per la cura del diabete. Avanti. Quindi la prima cosa che abbiamo fatto, abbiamo concentrato, raggruppato le sedi di erogazione nel rispetto di quelle che sono state le disposizioni regionali e aziendali per la sicurezza, per il distanziamento e quant'altro, e ci siamo concentrati sulle persone che avevamo in carico, che erano state prese in carico nelle visite cosiddette di percorso. Avanti. E abbiamo messo insieme il fatto di avere, ripeto, un percorso regionale che riconosce delle prestazioni dalla diagnosi, queste prestazioni hanno dei criteri di priorità d'accesso, fino alla dimissione in gestione integrata. Quindi ci danno una dimensione, tra virgolette, di ricovero virtuale per questa tipologia di pazienti. Abbiamo delle prestazioni riconosciute di supporto alla gestione integrata. Tutte queste prestazioni sono fondate su attività di provata efficacia che vengono dalle linee guida nazionali per quel che riguarda terapia e monitoraggio del diabete. Abbiamo una cartella clinica che è comune a molti centri del Piemonte, direi la maggioranza, che ci permette di conoscere la storia clinica, le complicanze, gli aggiornamenti terapeutici, gli esami. Abbiamo avuto l'opportunità di implementare questa dotazione, questo software con un software che ci è stato donato per il monitoraggio in remoto delle glicemie. Con la cartella clinica possiamo emettere referti e possiamo prenotare, prescrivere prescrizioni dematerializzate che vanno a finire su un applicativo aziendale che per noi si chiama Iro, che produce agende, liste di lavoro e ci permette la visualizzazione di esami. In più, tramite la rete Ruper, possiamo collegarci col registro regionale diabete, da cui, secondo procedure piuttosto recenti, possiamo emettere in remoto diciamo la ricetta per le strisce per il controllo della glicemia e recentemente anche per gli aghi, senza far spostare il paziente, ma con questa modalità di digitalizzazione della prescrizione possiamo mandare il paziente direttamente in farmacia. Avanti.
come dicevo prima, quello che ci ha fatto forti è la possibilità, è stata la possibilità, e lo è ancora, di seguire il percorso strutturato che è descritto, è stato descritto dalla Regione e poi contestualizzato in ogni azienda, che prevede delle fasi di attivazione del percorso per invio per nuova diagnosi o peggioramento, l'attivazione del percorso per invio per conferma o variazione di terapia per piani terapeutici AIFA, PAG, e quindi ci ha permesso questo di mantenere l'aderenza alle cure, di tutelare il paziente intervenendo anche laddove era necessario, variando la terapia e filtrando in alcuni casi la necessità di far venire in presenza il paziente sempre rispettando le disposizioni di sicurezza che abbiamo ricevuto. C'è poi una parte di competenze del diabetologo che serve per prescrivere gli esami di approfondimento diagnostico, per la stadiazione delle complicanze e per il trattamento, fino al congedo in gestione integrata. Avanti. Abbiamo una serie di esami che possono essere prescritti periodicamente, abbiamo una disposizione specifica per la cura del piede, abbiamo avuto durante l'emergenza Covid un paio di casi abbastanza gravi di esordio di ulcere del piede diabetico e, come ho detto prima, abbiamo gestito circa un centinaio di persone, di donne che hanno iniziato una gravidanza e che hanno riscontrato il diabete gestazionale. Va detto che su questo punto c'è stato, dopo il primo DPCM, una certa esitazione in tutto il mondo sanitario, perché soltanto qualche giorno dopo, mi pare il 25 marzo, è stato fatto un altro DPCM che garantiva alla donna in gravidanza una serie di prestazioni, tra cui anche il monitoraggio della glicemia e le ecografie necessarie per il proseguimento della gravidanza. Avanti. Come dicevo prima, le risorse informatiche di cui siamo dotati sono diventate preziose e quindi, come dire, abbiamo raccolto quel che avevamo sul tavolo per incominciare a strutturare una risposta di telemedicina. Come vedete, tutte le informazioni che noi abbiamo in cartella clinica ci permettono di avere, diciamo, a colpo d'occhio una dimensione clinica del paziente, e attraverso interviste telefoniche strutturate che abbiamo fatto, avanti, attraverso l'utilizzo delle liste di lavoro che possiamo estrarre dal nostro applicativo aziendale Iro, su cui vengono caricate le prestazioni prenotate o prescritte, attraverso il registro regionale e non ultimo attraverso il collegamento con il portale della medicina generale, siamo riusciti a condividere una serie di informazioni che ci ha permesso di dare una risposta in modo caso per caso ai bisogni dei pazienti. Avanti. Abbiamo come ultima cosa aggiunto a queste dotazioni informatiche un cellulare, dove avevamo una reperibilità praticamente per il periodo Covid, l'abbiamo tenuto acceso giorno e notte per 3 mesi. Abbiamo aperto una casella di posta elettronica dedicata alle richieste dei pazienti e dei caregiver, tutto quel che poteva essere necessario processare. Abbiamo usato molto il telefono, sì, quello per forza, perché, come diceva prima Riccardo Fornengo, molti pazienti hanno un'età oltre il limite della digitalizzazione, diciamo così, e quindi siamo ricorsi al telefono, ma è stato molto, molto efficace. Abbiamo preavvisato i pazienti che erano in lista nelle prestazioni programmate, che sarebbero stati chiamati alla data precisa, all'ora precisa, da un medico che avrebbe ascoltato, guardato in cartella clinica e affrontato i problemi emergenti. Come dicevo prima, abbiamo utilizzato molto il telemonitoraggio per più di un centinaio di pazienti. Abbiamo condiviso attraverso la digitalizzazione, la criptazione dei documenti, referti e quant'altro che inviavamo e che abbiamo inviato o ai medici di famiglia o direttamente ai pazienti. Avanti. I risultati li vedete rappresentati schematicamente in quest'ultima slide. Sostanzialmente siamo riusciti a erogare circa
quasi 7600 prestazioni nelle varie sedi, comprese le consulenze e i reparti che siamo tenuti a garantire quando un paziente con diabete è ricoverato. Ci sono stati molti casi di grave compromissione dello stato di salute legati alla componente diabetica. Abbiamo garantito anche un certo numero di ore di guardia, perché nella erogazione dell'assistenza in quei mesi a un certo punto è stato necessario anche supportare i reparti. E con questo credo di aver finito, sì, questa era l'ultima, e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie mille, grazie davvero, un'esperienza molto interessante, oltre che utile per il paziente, per la gestione del sistema nel periodo Covid, che tornerà utile di nuovo adesso purtroppo. Allora, Carlo Bruno Giorda, responsabile diabetologia ASL Torino 5, coordinatore rete diabetologica Piemonte. Quanto è importante la televisita anche oggi, ma diciamo quanto lo sarà anche nel periodo post-Covid, e qual è l'apporto che ha dato la rete diabetologica proprio alla televisita? Grazie. Negli ultimi tempi mi è capitato, devo dire, più volte di affrontare questo argomento in webinar, e quello che dico sempre è che la diabetologia, per quanto riguarda la telemedicina, non parte da zero, perché per esempio la pediatria, la diabetologia pediatrica, da anni utilizza costantemente forme di comunicazione e di monitoraggio della glicemia che vengono gestite in maniera telematica. Tra l'altro sentivo da dottor Ripa che sono state diciamo così normate le funzioni di telemonitoraggio per la cardiologia, allora direi che bisogna anche occuparsi della stessa attività, perché è molto simile, che viene fatta in diabetologia col diabete di tipo 1, dove ormai abbiamo sensori, misuratori che mandano in continuazione a un cloud delle informazioni che vengono gestite, quindi la situazione è molto simile a quella della cardiologia. Però tutto questo era la situazione fino, diciamo, a marzo di quest'anno. Il Covid ha fatto esplodere nel giro di pochi giorni un problema e ci ha messo sotto pressione per trovare delle soluzioni. Come è stato già detto dai miei due colleghi precedenti, e io questo lo difendo e penso che sia un punto fermo, la diabetologia è partita con dei mezzi anche artigianali, ma che ci hanno permesso di mantenere un contatto con i nostri pazienti. E badate bene che in diabetologia mantenere contatto vuol dire salvare vite, perché è anche decongestionare i pronto soccorsi. Infatti ci sono innumerevoli lavori nel mondo che dimostrano che i sistemi in cui il paziente viene richiamato e preso in carico periodicamente riducono la mortalità del paziente, anche solo perché richiamano nel paziente la necessità di controllare la malattia e di attenersi ad alcune disposizioni. Quindi anche solo la telefonata che è stata fatta in questi mesi è una telefonata che ha salvato la vita, come diceva una volta una famosa pubblicità. Mi è capitato in questi webinar, probabilmente qualcuno si ricorda, di incrociare il dottor Mana, rappresentante della Federpharma, che ha dichiarato di essere un paziente diabetico, quindi lo possiamo dire, e ironizzava sul fatto che tutto quello che aveva ricevuto dalla sua diabetologia era una telefonata per chiedere come andava, se aveva problemi. Ora, questo, se lo vediamo in un'ottica di gestione della malattia, è invece una telefonata che vale oro, perché per alcune persone sentirsi chiamare, ricordare che deve fare degli esami e controllare delle terapie o degli stili di vita è fondamentale. Quindi siamo partiti in maniera assolutamente artigianale. E badate bene, anche questo è un altro luogo comune, è che la telemedicina allevi il lavoro dei servizi. È esattamente il contrario. La telemedicina va molto incontro alle esigenze del paziente. Questo senza dubbio gli permette
di essere seguito senza doversi spostare, di radunare tutti i suoi esami elettronicamente in un posto solo. Ma per noi, team che gestiamo i diabetici, è maggior lavoro, perché non si riesce a concludere col paziente nel giro di mezz'ora, vengono lasciati aperti dei problemi che vanno ripresi in un secondo tempo, e trasforma alle volte, io l'ho visto nella mia realtà, i servizi di diabetologia in dei call center. Allora, quindi quello che io dico adesso, questa esperienza iniziale è stata utilissima, è stata improvvisata e ho partecipato anch'io a dare qualche contributo alla DGR sulla telemedicina che è uscita quest'estate. Sono convinto che adesso dobbiamo anche puntare su alcune cose semplici, tipo migliorare la comunicazione, adesso che rientriamo in probabilmente un lockdown, tra i pazienti diabetici e la diabetologia, facendo diventare la diabetologia dei luoghi di accesso quasi diretto. Attualmente abbiamo delle barriere semplici, ma che sono reali, anche solo le linee telefoniche. Abbiamo 3-4 linee telefoniche, mentre le telefonate stanno decuplicando. Quindi bisognerebbe anche studiare forme, per esempio, di centralini smart, intelligenti, che possono dare risposte preliminari al paziente e prenotarli per una risposta telefonica successiva. Bisogna trovare delle soluzioni di questo genere. Se noi le troviamo, questo ne sono certissimo, decongestioniamo anche i pronto soccorsi, perché il paziente diabetico che ha un problema, anche solo la rottura del glucometro, se non trova il servizio di diabetologia, il medico di famiglia in questo momento, lo sappiamo tutti, è oberato di lavoro per il Covid, non trova nessuno, è tentato o non curarsi tutto o in altra occasione invece di andare a ingolfare i DEA che attualmente sappiamo in che condizioni sono. Quindi penso che si possa fare uno sforzo, ma ci va anche qualche risorsa, affinché le diabetologie possano dare un contributo a ridurre la pressione sui pronto soccorsi. Poi benissimo, la televisita va benissimo, è uno dei metodi migliori, perché la possibilità di vedersi, di colloquiare col paziente aumenta l'efficacia, però, come è stato ampiamente detto, è fattibile con una fetta per adesso piccola della popolazione, perché ci va una capacità di gestione della telefonata digitale. E non è semplice da fare, si riesce a fare per esempio abbastanza bene con le persone più giovani o che hanno un'attività lavorativa per cui gestire una telefonata in videochiamata non è un problema, ma per il resto della popolazione siamo ancora molto vincolati. Quindi io direi che questo è il momento di studiare forme di accesso telematico semplice ai servizi di diabetologia, eventualmente con centralini intelligenti, e che si formi quello che una volta si chiamava l'accesso diretto. So che prima del Covid l'accesso diretto era il paziente che veniva direttamente in diabetologia con gli esami in mano, adesso bisogna dargli la stessa possibilità senza farlo venire in diabetologia. Grazie. Grazie mille. Allora Franco, immagino che tu debba tornare alla tua unità di crisi. Chiederei a Salvatore Leandri, certo lo so, e a Ezio Labaguer. Franco, tu devi andare, quindi ti diamo la parola. Salvatore Leandri, Ezio Labaguer, perdonate, ma so che lui deve tornare in unità di crisi. Vai Franco. Ma sì, allora anche... diciamo con riferimento agli interventi dei clinici, anche l'intervento ultimo del dottor Giorro, io credo che noi abbiamo fatto questo primo atto, ma questo è soprattutto un punto di partenza per andare ancora a sviluppare ulteriormente queste tecnologie. Quindi l'invito operativo che faccio proprio alla rete diabetologica, con il coordinamento della rete diabetologica, è quella di portare progettazione che in qualche modo possa rappresentare ulteriori livelli di sviluppo. Io ci credo molto, infatti anche su questo webinar, come Giulia hai visto, mi sono fermato un po' di più, proprio perché ritengo che sia uno dei modelli del futuro, e quindi dobbiamo lavorare un po' tutti, dobbiamo fare sistema. I professionisti ovviamente hanno una profonda conoscenza dei processi, conoscono anche quando determinati tipi di tecnologie
possano essere efficaci, quando invece magari bisogna andare verso dei modelli più tradizionali. È fondamentale che i pazienti collaborino a questi nuovi modelli, è vero, poi ci possono essere dei problemi, sicuramente è vero che adesso non tutte le prestazioni possono essere colte in telemedicina, però come abbiamo fatto ad esempio per la cardiologia, magari anche in ambito diabetologico possiamo trovare sicuramente degli stimoli molto forti. Io farò gli atti, ho la fortuna di avere il potere di firma su determinati tipi di atti, o perlomeno sulla proposta di determinati atti. Credo molto nell'innovazione tecnologica e credo che se facciamo sistema siamo in grado realmente di trovare uno sviluppo, però continuo a guardare Ezio, ovviamente il nostro target sono i pazienti, quindi spero magari tra un anno in un'altra riunione, magari Covid free, perché oggi è una riunione in pieno Covid, magari tra un anno saremo Covid free e magari inizieremo a fare il bilancio non solo della televisita ma anche dell'implementazione di altri modelli in ambito diabetologico. Vi ringrazio ancora. Vi saluto. Grazie Franco, buon lavoro. Grazie davvero e buon lavoro a te. Buon lavoro a te, grazie per quello che fai. Sono qua, sono ancora a metà della giornata. Lo so, grazie per quello che fai davvero, grazie per essere stato con noi. Piacere, grazie. Grazie mille. Allora, Salvatore Oleandri, Ezio Labaghieri, scusatemi, non ho avuto cuore di continuare a tenerlo qua pensando che ci sono delle persone la cui diciamo cura migliore o peggiore dipende un po' dalla programmazione che se ne fa. Salvatore Oleandri, abbiamo esordito parlando di Covid e diabete nel primo periodo e delle azioni che sono state compiute da parte delle diverse strutture. Com'è andata nella città di Torino? Buonasera a tutti, scusate il ritardo, ma ho avuto anche una convocazione in ASL di Torino sul Covid. Noi siamo stati coinvolti direttamente perché a un certo punto come struttura di diabetologia ci siamo assunti la responsabilità di gestire completamente H24 un reparto di 25 letti dedicati al Covid presso l'ospedale oftalmico. Quindi siamo stati tra quelli che hanno dato il battesimo a questa nuova esperienza dell'ospedale oftalmico come presidio Covid. Per cui abbiamo unito le forze diabetologiche e abbiamo gestito per 2 mesi tutta l'attività clinica dei pazienti Covid ricoverati a bassa intensità che uscivano dalle rianimazioni. Per cui sono stati mesi impegnativi, belli dal punto di vista clinico come soddisfazione, nel senso che ha permesso a questa grande squadra dell'ASL di Torino di lavorare insieme e non era stata una cosa così fino a qualche anno fa, perché erano divise in aziende in gruppi diversi. Per cui ci siamo impegnati clinicamente, non soltanto dal punto di vista diabetologico, ma dal punto di vista interistico in generale, e da metà maggio in poi abbiamo cominciato a riprendere l'attività diabetologica completamente. Questo ci è servito perché abbiamo visto direttamente H24 come il diabete complica l'infezione Covid e come il Covid complica il diabete. Peraltro siamo stati parte di un gruppo di sperimentazione nazionale e abbiamo recentemente pubblicato su Diabetes Care, che è la principale rivista diabetologica nel settore, come l'esperienza di un farmaco che normalmente si usa per il diabete sia straordinariamente efficace nella cura del paziente con Covid e diabete, il sitagliptin. Quindi abbiamo sperimentato come una medicina che cura il diabete è anche molto utile, anzi determinante nella prognosi della malattia Covid nel paziente diabetico, e questo l'abbiamo sperimentato direttamente con i nostri pazienti presso l'ospedale oftalmico. Tutto questo ovviamente ha determinato, come a tutti, una riduzione di attività e quindi una grossa fetta di pazienti della città di Torino non hanno potuto accedere alle normali attività diabetologiche, come è capitato agli altri colleghi peraltro, e quindi ancora ad oggi siamo qui a recuperare ovviamente in parte tutto ciò che non è stato erogato da marzo a maggio, tenendo conto che la struttura di diabetologia dell'Alta di Torino assiste più di 70.000 pazienti diabetici, tutti inseriti nel database, la cartella digitalizzata Smart Digital, con ovviamente la possibilità di
condividere tutte le informazioni tra i vari diabetologi sparsi per tutta la città, però comunque è una popolazione enorme. Questa esperienza ci ha fatto dire fin da subito, e sono molto contento che c'è stata una grossa convergenza da parte di tutti i colleghi, nel difendere anche in questo contesto pandemico la necessità di mantenere il PDTA diabete, di mantenere la presa in carico dei pazienti nonostante la necessità di declinare risorse ospedaliere anche all'interno di percorsi non diabetologici. Noi ancora oggi pomeriggio abbiamo dato altre risorse a disposizione degli ospedali in termini di guardie, in termini di affiancamento nella gestione dei reparti, e tuttavia dobbiamo tenere sempre ben chiaro l'equilibrio migliore possibile nel gestire la patologia diabetologica sul territorio e far convergere le risorse ospedaliere nei pronti soccorsi e nel reparto. Non aggiungo nulla su quello che si è fatto in telemedicina, perché noi come gli altri abbiamo applicato prima in maniera empirica, poi in maniera coordinata tutti i percorsi di telemedicina possibili, molto artigianali come diceva Carlo giustamente, ma altrettanto efficaci, che ci ha permesso di mantenere praticamente il collegamento, il contatto telefonico non solo con i nostri pazienti, ma soprattutto con i medici di medicina generale, che si sono trovati a un certo punto nella impossibilità anche di accedere al centro prenotazioni, perché chi è di Torino sa quanto il numero verde sia stato congestionato e abbia creato forti criticità non soltanto alla popolazione diabetica, ma alla popolazione sanitaria in generale. Per cui ancora oggi siamo qui a combattere per cercare di trovare l'equilibrio migliore tra il mantenere l'assistenza, quindi la porta aperta verso i nostri pazienti diabetici, e dall'altra dare una mano di supporto ai colleghi ospedalieri e dei pronti soccorso. La presenza di Franco Ripa mi conforta, spero che in tutto questo sia ovviamente il lucido punto di equilibrio tra queste due esigenze altrettanto importanti, perché i PDTA sono di supporto ai percorsi ospedalieri. Non possiamo cannibalizzare le risorse di un PDTA per dirigere su un ospedale o viceversa, perché vuol dire che la gamba destra fa lo sgambetto alla gamba sinistra. Io spero che in tutto questo l'unità di crisi, il DIRMEI, sia, come sta dimostrando, molto lucido in questo, equilibrato, perché chiudere il rubinetto dell'assistenza diabetologica significa ovviamente non dare alternativa, come diceva prima Carlo Giorda, ai pazienti diabetici e ai medici di medicina generale di rivolgersi al pronto soccorso, così come si riesce a fare. Volevo soltanto aggiungere un altro pezzettino nella progettualità da proporre alla Regione. Noi stiamo cercando di attivare all'interno delle RSA delle antenne di diabetologia e di telemedicina che consentano in remoto all'infermiere o comunque al sanitario presente nell'RSA di condividere in un colpo solo tutti i profili glicemici dei pazienti in RSA inseriti poi nella cartella clinica Smart Digital Clinic, in modo da consentire la consulenza in remoto a tutti i diabetici che siano necessariamente Covid positivo, ma anche no, ma comunque che non si debbano necessariamente spostare per arrivare in diabetologia o chiedere la consulenza a domicilio ai pazienti diabetici residenti nell'RSA. Grazie. Grazie mille Salvatore Leandri. Ezio, caro Ezio, hai sentito la posizione della Regione, che mi pare molto aperta, molto più aperta della posizione di altre regioni d'Italia che in questi giorni siamo andati a trovare in maniera virtuale. E devo dirti anche la parte clinica mi sembra decisamente collaborativa con voi pazienti. Quindi tutto sommato male non state in Piemonte. Ringrazio voi perché ci date sempre questa possibilità, noi pazienti, noi associazioni, di avere dei colloqui così interessanti e costruttivi, per cui veramente i webinar ci sono stati vicini in questo momento, che ci siamo sentiti come pazienti, come associazioni, abbastanza soli. Ecco, quindi io comincerei però facendovi notare una piccola ferita che già il dottor Leandri stava evidenziando, cioè il fatto che nelle diabetologie attualmente vengono richiamati anche dei medici diabetologi ad essere in altri reparti per il Covid, per cui questo
porta chiaramente ad una difficoltà di attività a livello di pochi diabetologi, alcuni solo, per poter rispondere alle telefonate, per poter vedere le urgenze, per poter dare praticamente delle risposte alle persone che da fuori intervengono direttamente. Per cui veramente in alcuni centri c'è questa difficoltà. Poi, per quanto riguarda invece il discorso che veramente trovo interessante, ringrazio quindi il dottor Ripa, il professor Stecco, veramente, perché è un invito a nozze, come oso dire, per noi associazioni, nel senso che telemedicina per noi è una grossa parolona. Che cosa significa per il paziente la telemedicina? Per le associazioni ancora, cosa significa? Quindi è molto importante che da parte nostra si possa avviare in un percorso veramente di educazione, istruzione a questo nuovo strumento, a questa tecnologia. Importante perché effettivamente ci darà la possibilità di colloquiare in rete con vari personaggi, varie istituzioni. Quindi noi come associazioni in Piemonte, il coordinamento delle associazioni, già abbiamo fatto un corso di diabetico guida proprio al confine con il Covid, siamo riusciti a farlo in febbraio, e quindi questo corso è stato molto importante perché in un certo senso qualifica un momentino, dà una certa impostazione ai presidenti delle associazioni e a chi è intervenuto su alcune formazioni specifiche. È stato ovviamente anche seguito dalle associazioni scientifiche SIDE, MD, col patrocinio, e quindi anche dai medici di medicina generale. Quindi quello che veramente mi riaggancio quando il dottor Ripa ci stava dicendo un'associazione, è quello veramente di proporre dei corsi di aggiornamento, di educazione per la nuova impostazione della telemedicina, teleconsulto con i pazienti. Cioè i pazienti a questo punto dovranno in un certo senso essere ben informati, ben educati a questa nuova maniera di colloquiare sia con il proprio medico di famiglia o col diabetologo, e sia anche tra di noi come associazioni, perché è molto importante anche quella socializzazione che si è persa col Covid, per cui veramente se riusciamo ad avere un mezzo che ci porta ad avere un colloquio continuo tra di noi, riusciamo anche poi a trasmettere quei messaggi educazionali che si sono persi questo tempo. Perché cosa succede ora? Che il Covid purtroppo ha anche un pochettino annientato quell'educazione che prima c'era nel paziente, che riusciva ad avere informazioni dal centro, riusciva attraverso le associazioni a fare degli incontri educazionali sullo stile di vita, sull'alimentazione, sull'attività motoria. Quindi veramente ben vengano queste tecnologie, quindi, però noi siamo impreparati attualmente, e quindi vorremmo veramente che la regione, che le istituzioni, che la commissione endodiabetologica potesse veramente con noi organizzare corsi ad hoc. A livello nazionale ne stiamo già pensando, a livello regionale io spingerei moltissimo a dare una continuità per questi corsi formativi. E poi è molto importante anche considerare il fatto che adesso siamo tutte proiettati sul territorio, per cui noi dovremmo creare una rete territoriale, cioè una rete in cui possa praticamente l'associazione possa essere presente nei tavoli, nelle cabine di regia con i direttori dei distretti, con le ASL, con il medico di medicina generale, con le farmacie anche, di modo che insieme, in coordinamento, si riesca a portare avanti un messaggio univoco che possa essere trasmesso veramente a tutte le persone. Perché se diciamo che la persona deve essere responsabile della propria malattia, deve essere protagonista della propria malattia, deve conoscere bene la propria malattia, deve conoscere bene come muoversi nel contesto della sua malattia. Grazie. Mille grazie Ezio, come sempre ottimi spunti. Riccardo Fornengo, io passerei alla survey tra un po', altrimenti sono le 19. My Sugar.
devi mettere... microfono. Sì, no, sì, 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 scusami. No. Sono arrivato al microfono subito. Già prima il dottor Sandorzello parlava dell'utilizzo di app di telemedicina e di scarico dati in remoto. Indubbiamente esistono dei sistemi diversi, per esempio tutti i sensori utilizzano delle piattaforme cloud dedicate a ogni singolo sensore, MySugar è un'applicazione, un'app che invece gestisce lo scarico di glucometri per quei pazienti che non hanno un sistema di sensori. Noi abbiamo utilizzato molto MySugar sul diabete gravidanza perché era un sistema in cui le donne magari non utilizzano direttamente un sensore ma hanno bisogno di fare tanti controlli della glicemia, quindi abbiamo utilizzato soprattutto in donne con diabete gravidanza, in cui appunto gli ambulatori non sempre potevano venire al centro. Quindi adesso facciamo scorrere rapidamente da quanto tempo è stato inserito nel programma di monitoraggio, più di 6 mesi, perché appunto è stata fatta su settembre-ottobre, quindi siamo già partiti nell'epoca del primo Covid, avanti. Il trasferimento, qual è la funzionalità dell'app che apprezza di più? È indubbiamente il trasferimento automatico delle misurazioni, nel senso che da glucometri definiti si trasferisce in automatico sull'app in un cloud. Poi il calcolatore di Boyle in alcuni pazienti, la possibilità di inserire informazioni aggiuntive, e quindi di avere delle note, la possibilità di visualizzare le statistiche dei propri dati. Avanti. Livello di facilità di attivazione dell'app, quindi download, impostazione iniziale d'uso. Indubbiamente MySugar ha avuto tantissimi aggiornamenti in questi mesi, soprattutto durante l'epoca Covid, quindi qualche cosa non ha funzionato sempre perfettamente bene, ma nel tempo è diventata molto più facile e gestibile la situazione. MySugar è integrata in Smart Digital Clinic, che è la cartella clinica che abbiamo citato tutti, perché tutti in Piemonte utilizziamo questa cartella clinica, quindi noi i dati ci ritroviamo direttamente nella cartella clinica dentro la scheda del proprio paziente. Avanti. Connettere l'app al glucometro è molto facile, ci sono dei glucometri fondamentali, alcuni glucometri sono dedicati, se no si può inserire il dato manualmente. Indubbiamente col glucometro dedicato è più facile, funziona molto meglio, quindi i pazienti .4-.5 sono quelli fondamentalmente che utilizzano il glucometro dedicato o i glucometri dedicati. Avanti. Programma di monitoraggio remoto nel suo centro, molto facile, soprattutto perché in realtà il personale infermieristico e noi diabetologi ci siamo educati e abbiamo imparato a gestire questa parte, quindi nel momento stesso in cui il medico proponeva al paziente di fare, la parte infermieristica creava tutta la parte informatica, agiva sul telefono del paziente, spiegava come funzionava, glucometro, inserimento, aggancio, scarico in automatico. Avanti. Ci ha permesso di, ecco, quali sono i vantaggi, completamente d'accordo, vedete che i principali sono, da una parte monitorare meglio il mio diabete perché finalmente sono pazienti, teniamo conto che sono anche pazienti giovani, in questo caso erano molte donne con diabete gestazionale, quindi c'era un impatto emotivo e un investimento emotivo molto forte da parte delle donne perché per il problema del bambino, e apprezzare il ruolo della tecnologia nel supporto della gestione del diabete, in quanto indubbiamente il diabete si presta molto bene, come anche altri campi, come vedevamo prima, dalla cardiologia col telemonitoraggio, a fare un telemonitoraggio, una gestione in remoto dei dati di questa cosa. Mentre altri aspetti, per esempio ottimizzare il compenso glicometabolico, viene visto meno come completamente d'accordo perché non è un aspetto tecnologico, quello è l'investimento della persona che ha nel supporto della tecnologia l'aiuto, ma non è la tecnologia in questo caso che l'aiuta in modo particolare. Avanti. L'inserimento del programma da remoto ha migliorato il rapporto di comunicazione con il mio medico 33-17%, vediamo che appunto 3, 4, 5 sono abbastanza presenti. Indubbiamente, per esempio, ha generato il mio disagio, quasi nessuno ha avuto disagio da questa tecnologia, è stato complesso da adottare, quasi nessuno dice che è stato complesso. Quindi è una tecnologia molto friendly, utilizzabile, che assolutamente deve essere implementata esattamente come utilizziamo nei nostri sensori di monitoraggio in continuo. Avanti. Continuerebbe a utilizzare tale programma? Sì, 100%, avanti. Per quanto tempo continuerebbe a utilizzare questo programma di monitoraggio in remoto? Per sempre, sono quei pazienti che ovviamente non partoriscono, invece per quanto lo ritiene necessario il medico, sono probabilmente più, vedete, anche fino alla fine della gravidanza, il meno possibile, eccetera, eccetera. Quindi sono pochi, quindi tutto sommato sono tutti molto contenti di utilizzare questa tecnologia, però teniamo conto che sono una popolazione selezionata, quindi non è
tutti i pazienti, gli 80.000 pazienti che citava il dottor Oleandri, o i 30.000 nostri o i 32.000 del gruppo dell'ASLETO 3. Avanti. Per quanto consiglierebbe l'uso di queste persone? Sì, sempre 5 molto d'accordo, quindi sì, consiglierebbe l'utilizzo, soprattutto perché una volta che apprezzano il vantaggio, capiscono che è fondamentale utilizzare questi sistemi per la comunicazione con noi, ma anche come feedback positivo su se stessi. Avanti. Ha mai avuto bisogno di assistenza tecnica di supporto? No, l'83%. Soddisfazione dell'assistenza ricevuta, ottima, avanti, però pochi pazienti hanno risposto. Quale tra queste modalità ritiene più utile al fine di approfondire meglio le funzionalità? Alcuni tutorial video che però potrebbero essere caricati su un cloud o comunque un sito dedicato. Incontro dedicato a personale sanitario tecnico all'interno del centro, questo sì, indubbiamente in una situazione di Covid diventa difficile, quindi per carità sono tutte persone che sono venute al centro, quindi erano quelli che venivano in presenza al centro per forza, quelli che impostavamo questo sistema. Avanti. Come valuta l'uso monitoraggio in remoto? Sì, molto apprezzato nel 39-56%, quindi la stragrande maggioranza apprezza il monitoraggio in remoto e quindi soprattutto la possibilità poi di discutere col proprio diabetologo e che ciascuno dei due vede gli stessi dati, uno su un computer e l'altro sull'altro computer, quindi la linea telefonica o, se uno vuole, Skype o altri sistemi possono migliorare ancora il sistema. Avanti. Non mi ricordo quante ce ne sono ancora, forse questa era l'ultima delle slide. Quindi è indubbio che l'utilizzo lo scarico dei glucometri in remoto, l'utilizzo dei sensori in remoto è fondamentale ed è uno dei campi che la diabetologia si deve assolutamente sviluppare nel prossimo futuro. Grazie mille, sono le 19.03, siamo ancora 134 su Zoom e vi ringraziamo e 430 su Facebook, quindi diciamo un minuto a testa, sforerei qualche minuto per le conclusioni, lascerei a voi un minuto per le conclusioni. Alessandro Ozzello, Giorda, Oleandri, La Baghera e Fornengo. Ozzello. Grazie, direi che sottolineo quello che hanno detto sia il dottor Oleandri che il dottor La Baghera sul fatto che vanno difese le specificità delle diabetologie, perché come aggiungeva il dottor Giorda, tutto questo lavoro va a favore dei pazienti, va a favore del minor carico di lavoro per il pronto soccorso, i DEA e i reparti, quindi è un lavoro estremamente utile. Aggiungo che è un lavoro comunque ancora molto costoso in termini di ore proprio dedicate, perché nel nostro servizio i dati che vi ho fornito sono costati tra virgolette a tutto il personale che ha operato durante l'emergenza, con guardie, congedi parentali e quant'altro, malattie anche, comunque 1500 ore di straordinario che insomma danno una dimensione anche di questo tipo di investimento di risorse che è necessario per sostenere e sviluppare ulteriormente l'assistenza a distanza sia agli utenti che alla medicina generale, che in questa occasione si è trovata spesso senza punti di riferimento per quel che era necessario fare per i pazienti con diabete. Mille. Carlo Bruno Giorda, intanto c'è ancora Alessandro Stecco e gli stiamo chiedendo di rimettere il video se ci fa le conclusioni. Carlo Bruno Giorda. Ma sottolineo, riprendo quel che ha detto Alessandro Ozzello, è verissimo, noi con la telemedicina siamo oberati di lavoro. Quello che stupisce è che molte volte quando ti interfacci con personale amministrativo o alcuni colleghi cadono dalle nuvole, perché sono convinti che per il fatto che noi abbiamo le sale d'aspetto vuote e sono convinti che noi siamo in una fase di relax, che con una riduzione del lavoro. Esattamente l'opposto, ma non è questa la mia conclusione. La mia conclusione è, riprendo quello che ho detto nelle ultime due frasi, io penso che la priorità in questo momento
che serve da un lato a favorire la gestione del Covid in senso lato e d'altro lato serve a mantenere un livello di cura accettabile alla popolazione diabetica, sia trovare i modi telematici per far sì che le diabetologie possano assolutamente, immediatamente interagire con i pazienti che hanno bisogno di qualcosa, in modo da sottrarre questo lavoro al pronto soccorso o anche al medico di famiglia che in questo momento deve pensare ad altro. Oleandri, la Baguer, fornengo 30 secondi a testa, così facciamo fare la conclusione a Alessandro Stecco. Metta il microfono, Oleandri. Eccolo qua. Prego. Bene, io direi che la presa in carico del paziente diabetico non deve essere alternativa ad altre prese in carico del paziente, per cui questa sinergia tra rete endocrino diabetologica e attività del DIRMEI deve continuare, deve essere conciliata in base alle priorità cliniche che devono essersi. Sono molto contento di far parte di una rete endocrino diabetologica piemontese che mi sembra che sta lavorando bene sia nei confronti dei pazienti che nei confronti della nostra regione. Grazie. Grazie mille. Ezio, metti il microfono. Bravo. Mi accomuno a quanto detto, abbiamo un'ottima rete endocrino diabetologica nella quale verranno sicuramente riportate queste nostre osservazioni, queste nostre proposte, e quindi mi farò partecipe come rappresentante delle 15 associazioni Piemonte e Valle d'Aosta di seguire attentamente, perché è tutto per noi manna colata, quando riusciremo veramente a essere attivi in questa rete e soprattutto sul territorio, ecco, questo è molto importante. Grazie. Ezio, grazie. Riccardo Fornengo. Ma indubbiamente, per concludere, possiamo dire che noi abbiamo bisogno di alcuni atti legislativi come quelli che citava prima Carlo Giordano, nel senso di riconoscere il telemonitoraggio come codice nomenclatorio per tracciare meglio i nostri pazienti. Indubbiamente abbiamo bisogno di investimenti tecnologici seri ma anche rapidi sulle diabetologie, nel senso che noi possiamo fare fronte, siamo disposti a fare fronte, però dobbiamo avere la disponibilità, cioè non possiamo fare di tasca nostra questi investimenti e deve essere inquadrato in un sistema legislativo, possibilmente senza essere troppo cannibalizzati per la gestione di tutto il resto. Grazie mille. Alessandro Stecco, a te le conclusioni di questa bella ricca sì. Serata. Grazie, io ho ascoltato tutto con estrema attenzione, ho visto anche le slide, ho preso nota per quanto mi è stato possibile, ora mi sto solo in questi ultimi minuti, sto spostandomi da un posto all'altro, però è molto, sicuramente è una rete che conoscevo già, ma molto robusta, molto come tale, la rete nasce e il PDTA serve per poter acquisire poi dei risultati e progressivamente crescere. Sicuramente è fondamentale in questa fase il rapporto, la relazione col DIRMEI e la gestione in questa fase, diciamo, di emergenziale. Mi piacerebbe capire se è possibile avere a termine di questo interessante webinar, vi faccio i complimenti al Motore Sanità per averlo organizzato, quali sono le due cose più semplici ma più immediatamente utili e fondamentali, fattibili ovviamente, che non vadano a determinare mesi e mesi di lavoro, ma che si possono fare secondo voi in poco tempo e che vanno fatte per migliorare quello che è la vostra attività e dal punto di vista dei pazienti, quello che i pazienti in effetti possono in effetti volere, avere bisogno in questa fase qua. Ecco, questo mi piacerebbe in qualche modo avere le 1, 2, 3 cose che si possono fare secondo voi, che mancano e che si possono suggerire di fare in questa fase emergenziale per sbloccare determinati passaggi. Allora, considerato che sono 19:10, vi chiedo di essere telegrafici, magari apriamo tutti i microfoni così riusciamo a rispondere con quello che secondo voi sono le due cose, forse il telemonitoraggio nell'ambito del diabete, quella più rapida ma anche la più efficiente. Prego, rispondiamo pure tutti. Ozzelio. Posso? Sì. A vostra scelta, parli uno e poi proseguono gli altri. Beh, io penso che sicuramente il riconoscimento del telemonitoraggio, anche se poi nella realtà lo facciamo già, non è che perché non ci sia riconoscimento non lo facciamo. E l'altro, veramente, mi riservo poi di studiare il problema in altro modo,
studiare delle soluzioni anche solo di centralino o di potenziamento della comunicazione che permettano di far arrivare più, anche solo più telefonate in diabetologia e si possa dare risposte urgenti ai pazienti. Su questo, come coordinatore della rete, mi prendo l'impegno di fare magari una discussione all'interno della rete e offrire magari in un secondo tempo queste soluzioni. Qualcun altro vuole aggiungere qualcosa? Posso? Posso? Prego. Grazie. Innanzitutto il riconoscimento di questi corsi che ovviamente cercheremo di programmare, il riconoscimento che a livello regionale, a livello che ovviamente le associazioni si impegneranno di programmare in ovviamente collaborazione con tutti voi, con le società scientifiche e con ovviamente la regione che riconosca questa nostra attività. Grazie. Grazie. Fornengo, ancora aggiunta qualcosina? No. Secondo me sì, allora di sicuro quello che ha detto Carlo, il riconoscimento, ma una delle cose fondamentali sarebbe integrare i sistemi informatici, cioè i dati dei nostri pazienti che siano su laboratori privati, laboratori pubblici, altri sistemi informatici devono essere fluire nelle nostre cartelle, perché sennò ci mancano proprio alcuni dati che i pazienti hanno ma che noi non possiamo vedere perché non ce li possono mandare. Quindi però l'integrazione dei sistemi informatici è fondamentale. Certo, alla luce del fatto che però negli ultimi mesi il fascicolo sanitario elettronico ancora poco accessibile per altri versi perché chiaramente ha delle credenziali difficili, però in realtà alimentato in modo continuo ormai perché si è stato sbloccato, quello potrebbe essere sostanzialmente la piattaforma su cui interoperare eventuali applicativi che possono colloquiare con quello. Quindi sono assolutamente concordo, dottor Stecco, però essere la piattaforma potrebbe essere la soluzione. Credo che rispetto a prima, oggi col fatto che i dati vanno in automatico sul fascicolo sanitario elettronico, non c'è più bisogno che qualcuno entri ad autorizzare la prima volta che venga alimentato. Questo è una cosa molto importante, perché indipendentemente dall'attività del paziente che vada a gestirsi il suo fascicolo sanitario elettronico, esso viene popolato di dati, di laboratorio, tutti, quasi tutte le radiologie, quasi ormai gran parte delle visite, quasi tutti gli accessi. Quindi questo, la difficoltà principale sta nel fatto che il diabetologo non accede al fascicolo sanitario elettronico del paziente. Il paziente stesso non è detto che abbia ancora acceduto al suo fascicolo sanitario. Verissimo, però ci possono essere delle integrazioni. No, Riccardo Fornengo, prego. No, dicevo, è assolutamente verissimo, però per esempio io ci sto litigando da 2 settimane per avere le credenziali per entrare nel fascicolo sanitario elettronico per i medici e non riesco neanche a capire chi dovrebbe darmele, a parte questo, però è verissimo, deve essere integrato questo sistema perché l'integrazione è l'unica cosa che ci permette di sopravvivere e crescere. Benissimo. Posso aggiungere ancora una cosa? Ma certo! Ma direi che c'è anche bisogno di una maggior chiarezza per quel che riguarda l'interpretazione delle varie circolari attuative per quel che riguarda le disposizioni del trattamento, delle prestazioni, eccetera, eccetera, che ultimamente arrivano 2 o 3 volte al giorno e che possono, come dire, riferirsi a categorie tipo le priorità U, B, D, P, senza fare una distinzione precisa dei contenuti di quelle prestazioni molto spesso discriminano la possibilità di dare una risposta specifica a quelle che sono i bisogni delle persone che sono prese in carico con un percorso come quello del diabete. A livello aziendale poi ci sarebbe bisogno anche di una maggiore integrazione delle informazioni proprio a livello delle varie strutture coinvolte nella realizzazione dei percorsi, perché non si tratta solo di scegliere una tecnologia, una piattaforma, ma di fare in modo che il sistema informatico, i direttori di distretto e quant'altro siano informati di questo progetto che richiede una serie di coordinamenti e di condivisioni. Sì. Io aggiungere l'ultima una cosa? Sì, 30 sì. Secondi? Sì. Volevo dire che l'importante è pensare che la telemedicina non è un modo di liberare risorse, ma è un modo di ridurre la curva pandemica. La telemedicina consente ai pazienti di non circolare,
ma non è un modo di liberare risorse sanitarie. Questo è importante che tutti noi ce lo chiariamo. Grazie mille. Alessandro, prego. Alessandro Stecco, prego. Grazie. Io devo lasciarvi, volevo ringraziare Motore Sanità e ringrazio tutti i colleghi per l'interessante seminario, interessanti spunti che si sono raccolti alla fine. Grazie. Grazie mille, vi mando tutto il documento di sintesi. Buona serata a tutti, grazie. Grazie, arrivederci. 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 Arrivederci.